Facciamo che è il 2014, che siete donna, che avete quasi 50 anni e siete al top della vostra carriera. Siete apprezzati e stimati, più all'estero che in Italia, ma vabbè, andiamo profeta in patria. Facciamo che avete iniziato dal basso, facciamo che al lavoro avete avuto un'intuizione geniale, facciamo che quell'intuizione ha risolto un sacco di problemi e ha migliorato la vita di milioni di persone. E poi facciamo che circa 6 anni dopo, rispetto a quella intuizione, avete fatto una scelta particolare, molto controcorrente, ma che ha cambiato il modo di comportarsi di un sacco di gente e ha reso possibile salvare più facilmente centinaia di migliaia, se non milioni di esseri umani. Facciamo che grazie al vostro lavoro, a quell'intuizione e a quella scelta, 3 anni fa avete vinto un premio. Un premio che nel vostro campo è un po' come vincere il premio Nobel. Ne avete vinti altri di premi, ma di quello andate davvero orgogliosi, anche perché siete la prima donna italiana a vincere. Siete felici, siete al top. Avete visualizzato? Siete nella parte? Peccato che siate un'assassina. È il 1° aprile del 2014. Sono 7:30 di sera. Ricevete la telefonata di un giornalista che vi chiede cosa potete dire riguardo all'indagine che c'è sui vostri confronti. È un'indagine su un traffico illegale di virus e vaccini e voi siete coinvolta. Clic. Fine della telefonata, inizio della morte.